attività del Consiglio regionale. Le commissioni su bilancio e finanziaria. 7 giorni in Consiglio. La conferenza dei capigruppo ha definito, dopo la sentenza del TAR che ha annullato l'esito del voto regionale del 2010, il calendario dei lavori e delle attività. In primo piano. La conferenza dei capigruppo, dopo la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, TAR, che ha annullato l'esito delle elezioni regionali del 2010, ha ritenuto che, sulla scorta del parere degli uffici, sia opportuno limitare l'attività alle questioni indifferibili e urgenti. Pertanto, mentre si è sospesa la trattazione della riforma del CSI e della legge elettorale, proseguono i lavori per l'approvazione del bilancio di previsione, considerata la scadenza del 31 gennaio dell'esercizio provvisorio. La Commissione Bilancio si è riunita quotidianamente per affrontare sia il nodo del pacchetto finanziario, poiché si avvicina la scadenza dell'esercizio provvisorio il 31 gennaio, sia per raccogliere le osservazioni del Collegio dei Revisori. È il primo anno nel quale il Collegio dei Revisori dei Conti deve esprimere il proprio parere sulla legge di bilancio e ha espresso un parere negativo. Lo ha fatto argomentando con le stesse argomentazioni che il PD e i gruppi di opposizione hanno fatto in tutti questi 3 anni. Allora, quando dicevamo che le leggi di bilancio che il governo Cotta aveva presentato e approvato erano false, ne abbiamo avuto la conferma in questi giorni. Abbiamo iniziato in commissione prima la discussione sul bilancio preventivo 2014 e sulla legge finanziaria in una condizione oggettivamente difficile, determinata anche dalla sentenza recente del TAR che in qualche modo invalida la presenza di tutti i consiglieri. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare il lavoro di qualità e di quantità dell'assessore Pichetto, il quale ha costruito un bilancio che, nonostante le difficoltà economiche e finanziarie, è in grado di tutelare il nostro ente, di tutelarne la solvibilità nei confronti dei terzi e anche nei confronti dei nostri dipendenti. Speriamo che con la possibile votazione, se ci sarà permesso di farlo, di questo bilancio, la Regione possa navigare serenamente per tutto il 2014.